Quindi parliamo della censura con il maestro del cinema erotico e non solo, Tinto Brass, che la censura purtroppo l'ha conosciuta fino a, nel midollo, fin dagli inizi, tra Dal l'altro. primo film, Da Chi l'amore è perduto, giusto? L'amore perduto, che era stato, all'epoca la censura, la legge era diversa, potevano entrare nel merito dei film, adesso è solo, si limita al buon costume, all'offesa al buon costume, al pudore, non si capisce cosa sia, insomma, questo dovrebbe essere l'intervento della censura per stabilire i minori o i 18 anni. All'epoca no, interveniva proprio nel merito, e avevano bocciato quel film, si chiamava appunto, il primo titolo era In capo al mondo, bocciato un tot perché era contrario alla morale, offensivo della religione, dello Stato, della Costituzione, della famiglia, di tutto. E il presidente della commissione ha detto: lo rifaccia, no, se lo rifaccia, non c'è da fare. Io non ho rifatto un cazzo. Ho approfittato del fatto che fosse intanto nato il primo governo di centro-sinistra e con un escamotage tipico italiano, però tutto sommato simpatico, che ho accettato, hanno detto: guarda, non lo rifaccio, e volevano dare un segno che era cambiato qualcosa, anche se poi non era cambiato neanche, un segno, cambia titolo e noi lo passiamo come se fosse un film diverso. E infatti io l'ho chiamato Chi l'amore è perduto ed è Che passato. per assurdo il lavoro, cioè il titolo è ancora molto più forte adesso che Esatto, era non. proprio un discorso criptico nei confronti di come che cazzo, uno si fa un culo così e fa un film, poi dopo te la bocciano. Ma no, ma poi era anche un riferimento, io ho studiato, sono stato a lungo a Parigi, 4-5 anni, alla Cinémathèque, e i surrealisti, sai che i surrealisti hanno perlomeno tre punti fissi: l'odio del lavoro dipendente, il gusto della provocazione, dello scandalo e l'eros, insomma. Quindi questo era uno degli elementi della mia formazione surrealista. E poi è arrivato l'Eros, e anche su quello ho ricevuto delle censure. No, tutti i film, tutti i film. Io non ho un film che non sia vietato, sono tutti vietati ai minori di 18 anni, poi fanno delle derubricazioni per la televisione, tagliano, ma insomma io sempre così. Ma c'è qualcuno che ha detto, perché ha avuto problemi con le censure e anche con la magistratura, poi, anche, a parte anche con i produttori. Qualcuno ha detto che ha avuto più incidenti di percorso che Niki Lauda sui circuiti di Formula 1, insomma. Ogni film era una battaglia, insomma. Però ho fatto quello che volevo per i film. E adesso la situazione è cambiata, è migliorata oppure è la stessa? Adesso la situazione si basa su questo sotterfugio, siccome oramai quello che conta è la televisione. In sala ce la può vedere, quando ti danno il divieto ai 18 anni non può passare né in prima né in seconda serata in televisione. E allora quello è un impedimento forte, grosso. Loro fanno le derubricazioni a 14 anni in seconda serata, però non è giusto, insomma, è assurdo, è una forma di censura. Ora io trovo che la censura sia mortificante sia per chi la subisce ma anche per chi la fa, come questi signori presidenti di Cassazione o di altri tribunali, che vanno a misurare la morale pubblica nei peli pubblici delle attrici, degli attori, quanti ce ne vengono. Quando fanno poi sono anche divertenti, proprio queste riunioni in censura, cioè divertenti, noiosi ma divertenti, perché se ci sono delle donne i cazzi passano, se ci sono solo uomini i cazzi non passano, perché praticamente è quello che diceva Freud, che il pene, il desiderio del pene femminile, in realtà il confronto col pene maschile, insomma, questi signori, che io invece sono dei bei cazzoni con i miei attori, si trovano imbarazzati, hanno battagliato, quello è il tabù per eccellenza, il diavolo, il bau bau. Aveva ragione Malaparte, che diceva: il vero vessillo dell'Italia non è il tricolore, ma è il cazzo in erezione. Quello dovrebbe essere la bandiera. Tant'è vero che io, sera fa, ero in una trasmissione. Si parlava anche di Rocco Siffredi, che lui sarebbe un bel vessillo, se lo trovate troppo offensivo per la patria, almeno fatevi fare l'asta della bandiera. E per quanto riguarda proprio il tema nostro della sessualità, gioia e sessualità, noi abbiamo chiamato questo festival, che infatti noi ci avviciniamo più al tema della sessualità come lo vede un po' lei, non legato appunto alla Zanatos, sta tutto alla, ma più una visione giocosa. Gioia, 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 liberazione. Non colpa e dannazione, questa è la mia concezione della sessualità, che è molto
sana, che è molto gioiosa, che è molto vitale, è la vita, è il desiderio, è questo insomma, è il succo vero, che bisogna magari alimentare con dei giochetti, con delle variazioni, con delle variazioni sul tema, un po' come c'è Mozart nelle sue musiche, insomma, il tema era sempre quello, però si variava. Ma a me tutte le cose così, queste, il sadomaso, così, mi interessano relativamente, cioè non mi... A me piace proprio la sessualità come momento di vita, e soprattutto la sessualità femminile, quella che mi incuriosisce veramente, anche perché è la novità di libri o di cose sull'erotismo scritti da uomini, ce ne sono da secoli. È da poco che le donne invece come parlano, affrontano... E allora, come nel tuo libro, per esempio, la felicità d'espressione che tu hai è l'espressione della felicità a poter parlare liberamente di argomenti che fino a poco tempo fa erano, le donne erano proibiti, per cui ci sono delle ripetizioni di luoghi comuni come quelli che leggi negli uomini, nei libri scritti da uomini. Io leggo solo letteratura femminile,